Potete vedere che sfruttando la forza dell'avversario ci si può difendere da un'aggressione, neutralizzandolo e rendendolo inoffensivo, senza recargli alcun danno. È abbastanza palese che queste tecniche consentono di potersi difendere anche con differenze di fisicità. Si utilizza la forza dell'avversario e l'avversario viene neutralizzato senza arrecargli danno. Molto utile anche ai giorni d'oggi, purtroppo, sapersi difendere da qualsiasi aggressione. Brava Serena. E non c'è stato niente da fare. Bravo Serena, bravo Andrea.